se ci si sposta magari in un'altra catena montuosa, in un altro stato, quei colori lì sono quei colori lì. Fatesi caso, per esempio, quando guardate il 90° minuto, perché anche più il 90° minuto di una volta, ma quando c'era? Se te vi dite stadio del Napoli, bel cielo azzurro, sole. L'Olimpico di Roma, bel cielo azzurro, sole. Il Franchi di Firenze, bel cielo azzurro, sole. Porri Aberg, Grigetto, Veruna, Amopio e Grigetto. Il cielo di casa mia non è un cielo azzurro, e secondo me questa cosa è molto più importante di quanto da Quito non possa sembrare, perché quel colore lì è anche il colore dei suoi abitanti, io ne sono certo. Io sono sicuro che il clima che c'è a Rovetta è uguale a come è un rovettese dentro, e in generale il clima di Bergamo è com'è i bergamaschi. Adesso che siamo al centro di qualcosa che qualcuno ha detto non essere più nemmeno una crisi, ma un cambiamento epocale, cioè tutto quello che sta accadendo, l'ISIS, i profughi, la crisi economica, l'avanzamento della Cina, della Russia, delle nuove potenze economiche, non è crisi ma è un cambiamento, e questo cambiamento ci fa paura perché noi non sappiamo domani cosa sarà. E io sono convinto, ditemi che ho torto, che una delle cose che più ci spiacerà perdere sarà la nostra terra fatta di colori, di suoni, di cose che noi inevitabilmente sentiamo come casa. Faccio un esempio stupido ma che rende: i campani. Ardiche se gene lui che se ne è sempre fregato della Chiesa, che è il somme, ma interessa mia, non sono credente, ma sono cresciuto comunque con una cultura cattolica che c'era. Non puoi sottrarti a questa cultura cattolica. Se mi portate via le campane, se mi portate via il sagrato della Chiesa, anche se sono ateo, mi portate via un pezzo della mia terra, mi portate via qualcosa che io avrò paura di perdere. Ecco perché in un mondo così globalizzato, e lo diceva bene Carcano all'inizio, il concetto di identità e di coscienza della nostra identità è fondamentale, basilare. Remigio. Chi è dalla fede, chi è con un'idea lasciata.
ragazzi, siamo in ritardissimo, dobbiamo fare dei tagli drastici alla scaletta, d'altronde messo il cicciarul, ma piacciate di la lunga, dopo qui pago dazio, vabbè, pazienza, l'importante è aver almeno presentato decentemente le canzoni che avete ascoltato, perché tanti ci conoscono bene, bontà loro, c'è qui un sacco di gente che dimostra di essere Beppi fan, conosce anche tutti i gesti, tutti i balletti, ma tanti hanno il diritto di non sapere neanche chi è il Beppi, probabilmente molti non sono nemmeno bergamaschi di quelli che oggi sono arrivati qui allo spirito del pianeta. Raccontavo dell'incertezza, no? Dello smarrimento, del vedere la nostra terra che non somiglia più alla terra che ci ha cresciuto 30, 40, e questo dipende da quanti anni avete, anni fa. E la mancanza di certezze per il futuro è la cosa che più ti devasta dentro, perché se ci dicessero guarda che è così e va così, almeno lui si prepara. Invece il fatto di non sapere che cosa succederà ci lascia in questo costante limbo, che è poi quello che rende difficoltoso, insomma, affrontare ogni giorno sempre con quella carica. Questa è una canzone di qualche anno fa, l'album era Sicar, una canzone che secondo me quando è uscita non è stata capita, forse ho lavorato troppo di ermetismo, non lo so. Fatto sta che è appena uscito un libro, un librone così che si chiama Proud, che è una sorta di autobiografia artistica del Beppi, dove io racconto, tra le tante cose, anche il momento in cui questa canzone uscì. E il giornalista che la recensì mi disse, secondo me questo è il brano meno interessante dell'album, e io ci rimasi malissimo, perché in realtà avevo puntato tantissimo su questa canzone, che sembra dire poco, ma in realtà dice tutto. Racconta di un abitante qualsiasi di una città, in questo caso Bergamo, che si vede circondato, diciamo, dalla frenesia quotidiana della città, dalla multietnicità, da tutto quello che è la città oggi, e non riesce a trovarsi, e non riesce a trovare la strada per uscire da questa selva. Ha comprato, per esempio, una parabola che gli consente di vedere tutti i campionati di calcio del mondo, perché lui è un appassionato di calcio, ma è talmente logorante la vita che fa che a Jotemesa San diventa solo Tomana, e quindi tutto il suo abbonamento con tutte le sue partite al Vafas Benedì. Un quadro abbastanza squallidino, se vogliamo, che probabilmente ho sbagliato nel... avrei dovuto usare qualche parola in più. Molto contava anche il genere musicale, che è un genere particolarmente forte. Del resto, lo avrete capito, a me piace il country, però il ma piace anche picà. Io sono nato per fare il rock e a me, porco cane, ogni tanto mi piace. Non sarebbe una canzone da spirito del pianeta, ma la gasta dentro.